Per gli speciali de Il Salotto della Civetta, costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e benvenuti a Costruire Futuro, io sono Davide Pelanda. Riciclare centinaia di biciclette, da uomo, da donna, da bambino, da corsa, da passeggio, city bike, mountain bike. Arrivano dal deposito comunale di Firenze e vengono restaurate e rimesse a nuovo dai detenuti del carcere di Sollicciano. Escono poi di lì con il bollino Piede Libero, ormai diventato per certi versi un brand che ci ricorda la piacevole sensazione di andare in bicicletta. Tutto ciò oggi si può fare grazie al progetto Piede Libero, nato nel 2013 come upgrade di 1001 bici, varato dalla cooperativa sociale Ulisse. Ospite con noi in studio, per capirne di più, c'è Cristiano Sciascia, responsabile inserimenti lavorativi di Ulisse. Cristiano, benvenuto e buongiorno. Si voleva un po' capire bene la vostra cooperativa sociale che ha scommesso sul carcere. Che cosa costruite con appunto i detenuti? Allora, scommesso è una parola grossa, cioè di fatto noi, essendo una cooperativa di tipo B ai sensi della 381 e quindi avendo come mission l'inclusione lavorativa di personale svantaggiato, noi siamo nati con la salute mentale, dando lavoro, inserendo al lavoro persone provenienti dalla salute mentale. Poi abbiamo deciso di svilupparci andando a pescare in un, diciamo, calderone dove a Firenze non stava pescando nessuno ed era piuttosto singolare perché c'è insomma un carcere sovraffollato da parecchio tempo. C'era un problema che era quello della rottamazione a carico del comune delle biciclette rimosse che andavano a finire nella depositeria comunale. Da cosa nasce cosa, e quindi 20 anni fa è venuto fuori questo protocollo d'intesa, questa convenzione che viene rinnovata periodicamente, per cui le biciclette abbandonate o rimosse a Firenze finiscono in depositeria comunale, dove stanno per un periodo minimo di 18 mesi senza essere reclamate, e a quel punto la depositeria comunale le dona a noi, perché attraverso la rigenerazione di quelle biciclette, quindi la messa in circolazione di velocipedi a volumi zero, noi diamo un lavoro ai detenuti del carcere. Questa è stata la cosa. Ovviamente, essendo una scommessa in una città che non è affatto, Firenze, per quanto si possa credere, non è affatto una città bike friendly, e non lo è da tanto tempo, essendo una scommessa, chiaramente avere l'opportunità di far lavorare delle persone, quindi avere un impatto sociale, un impatto di recupero delle persone, ma avere anche a disposizione gli sgravi fiscali della legge Smuraglia, ha permesso un equilibrio di impresa da questo punto di vista. Il progetto iniziale del lavoro con le biciclette è nato praticamente all'inizio del 2000. Il progetto Piede Libero nasce molto più tardi, nasce nel 2013, e quando abbiamo deciso di dare una svecchiata, di dare un upload, diciamo così, alla nostra semplice riparazione e vendita delle biciclette, e con la consulenza preziosa di un'agenzia di design abbiamo messo su questo brand Piede Libero, che all'epoca fu addirittura presentato in pompa magna a Palazzo Vecchio a Firenze con l'allora sindaco, che si fece anche portavoce della cosa. Avevamo i manifesti di 3 metri per 6 per tutta Firenze. Che cos'è Piede Libero? Piede Libero è una maturazione di quello che era il progetto della riparazione delle biciclette, e accanto alle biciclette normalmente riparate, che vengono vendute il venerdì nella nostra officina all'esterno del carcere, abbiamo messo su un piano di biciclette assemblate con pezzi nuovi a fantasia totale dei detenuti lavoranti, e delle biciclette che poi sono quelle andate per la maggiore, che nascevano con pezzi nuovi e colorati intorno a un telaio ex rottame.
Ecco, chi sono i vostri clienti che acquistano queste biciclette il venerdì, diciamo? Allora, le biciclette che vengono acquistate il venerdì vengono acquistate, sono le biciclette, nel 99,9% dei casi sono le biciclette quelle normali, tra virgolette, quindi le Olanda, la donna, le city bike da donna e da uomo. Ora, in questo periodo, ora ricomincia la stagione delle mountain bike, perché a Firenze ci sono tutti i fiorentini che vanno al mare, e vanno al mare nelle pinete vogliono una mountain bike, quindi prendono le mountain bike. Quanti clienti abbiamo? Dipende dalla stagione. Ripeto, Firenze non è una città che ha la mentalità della bicicletta come mezzo di trasporto. Firenze è una città che usa la bicicletta per fare la gita domenicale. Quindi la gita domenicale dov'è che è, diciamo, più frequente? Quando la stagione buona lo consente. Se no, ecco, in bicicletta, a parte i rider che ti portano la pizza, te vedi gli anziani e gli studenti che sono fuori sede. Certo. Ecco, da lavoro a quanti detenuti? E sono retribuiti questi detenuti con questo lavoro? Allora, i detenuti sono assunti con la busta paga. In questo momento ne abbiamo uno, perché ci sono sempre delle difficoltà notevoli col lavorare in carcere. Ecco, non è un problema lavorare con i detenuti. Il problema è mettere a posto tutte le tessere del puzzle. Un lavoro in carcere si compone di tante tessere. Le tessere sono l'amministrazione del carcere, la polizia penitenziaria, gli stessi comportamenti e le interazioni tra detenuti. Perché se ci sono, per esempio, due detenuti che sono degli abili riparatori di biciclette, ma che tra loro si guardano in cagnesco, è difficile che possano coesistere nella stessa officina anche a orari sfalsati, perché magari qualcuno può lasciare un dispetto per quell'altro e viceversa. Quindi abbiamo, grazie al progetto delle biciclette, noi siamo riusciti a lavorare anche con più detenuti messi insieme. Mi viene in mente quando abbiamo fatto le rose di Sollicciano, abbiamo avuto un roseto a Sollicciano, c'è ancora la pagina Facebook attiva, le rose di Sollicciano, e lì, in questo vivaio di rose, che poi è diventato molto più grande, perché grazie alla notorietà delle rose, un vivaio importante di Pistoia ci ha affidato una commessa di conto lavorazione di 12.000 piante. Lì avevamo tre detenuti che lavoravano, poi abbiamo avuto dei progetti che coinvolgevano anche un altro che ne aveva tre detenuti, era un call center. E i detenuti uscivano, venivano da me, io gli avevo allestito una postazione di call center nella struttura polivalente di cui sono modestamente il concierge, e loro telefonavano ai cittadini per spingerli ad attivare la carta sanitaria elettronica e quindi a farla diventare un vero fascicolo sanitario, perché sennò le persone usano la tessera sanitaria soltanto per comprare le sigarette. Poi abbiamo avuto dei servizi con più detenuti ancora, addirittura uno nel carcere di Prato, che avevamo 5 detenuti tutti insieme, ed era un servizio di etichettatura e disetichettatura di libri, perché ci sono dei libri che in alcune stagioni si comprano tout court, magari sotto Natale oppure d'estate, che uno si porta il libro sotto l'ombrellone, e invece dei libri che in alcune stagioni gli va messo l'adesivo 15% di sconto. Quindi noi eravamo la mano d'opera a randello che faceva queste cose. Quindi siamo riusciti anche a fare delle multilavorazioni con più detenuti insieme. Con l'officina biciclette, poiché si tratta comunque di un posto che per tutta una serie di motivi ovvi ha a che fare con degli strumenti che possono diventare arma di offesa, diciamo, negli anni è stato raro il momento in cui avevamo più di un detenuto contemporaneamente a lavorare. Certo, ma da quando siete nati a oggi, più o meno numericamente, quanti detenuti sono riusciti a... Quanti detenuti hanno lavorato con noi da quando siamo nati? Ma facciamo tranquillamente, siamo tra i 50, no, di più, facciamo tra i 70 e i 90.
E hanno continuato a stare fuori dal carcere, si sono stabilizzati con un lavoro, una famiglia? Allora, alcuni sì, alcuni si sono stabilizzati, alcuni sono diventati felicemente nonni, alcuni probabilmente torneranno a lavorare con noi a breve da persone libere. Il problema di fondo è che devo dire che di tante persone che ho incontrato costrette, quelli che veramente si liberano da uno stigma sono veramente pochi. Non c'è recidiva, dico. Alcuni ci sono ricascati. Non tantissimi, devo dire, ma alcuni ci sono ricascati. Ma quello dipende non soltanto dall'indole della persona, ma anche da tutta una serie di elementi esterni di disperazione, probabilmente. Per cui io non ho mai trovato degli sbruffoni o degli spacconi, eppure ho avuto a che fare con assassini assortiti, ecco. Anche perché chi lavora con noi, specialmente con le biciclette, deve essere una persona che ha una pena lunga. Sì, certo. Perché io non è che mi posso mettere a spiegare la rava e la fava di come si ripara una bicicletta ogni 3 mesi, capito? Certo. Quindi chi lavora con noi tendenzialmente ha una pena lunga. Ecco, ci sono stati dei ciclisti diciamo che hanno provato le vostre biciclette, dei nomi illustri, o comunque avete questo brand che avete creato, è stato un brand che è arrivato a qualche illustre personaggio? Ma senti, illustri personaggi no, non credo. Sì, illustri personaggi, a parte Matteo Renzi che si è fatto fotografare con le biciclette di piede libero, o a Firenze Nardella, ma insomma ci sono, noi siamo piccoli, ecco, diciamo che le biciclette piede libero, quelle proprio nate intorno al telaio rottame, interamente scartato e rismaltato a mano con pezzi nuovi, me le hanno prese prevalentemente nel nord Italia, questo sì, a parte un caso che ricordo bellissimo di una persona che mi ha chiesto una bicicletta uguale a quella appunto di Matteo Renzi e io gli ho detto guarda, non ci sono due biciclette uguali, sono tutti pezzi uguali, ma io voglio la bicicletta uguale a Matteo Renzi, come si fa? Fatto sta che a me mi è toccato andare in carcere e trovare una bicicletta che avesse più o meno gli stessi equilibri di telaio e alla fine gli ho fatto una copia. Certo, ecco, il comune ancora lavora con voi? Sono contenti? Il comune, la convenzione di questa cessione di biciclette è ancora sicuramente col comune con gli istituti penitenziari. Diciamo che è un atto sottoscritto a 3 parti. Per ora non si è mai lamentato. Non si è mai lamentato. Per cui il futuro, sì, voglio dire, del vostro lavoro sarà roseo, diciamo così. Allora, io coltivo sempre un sogno che è quello di esportare il modello piede libero in Emilia-Romagna. Mi piacerebbe tanto, perché io sono rimasto molto colpito, per esempio, dall'accoglienza a Milano qualche settimana fa. Noi siamo una piccolissima cooperativa, cioè siamo 40 persone, quindi mi sembrava veramente impossibile essere al centro dell'attenzione di un posto dove c'è nei carceri di milanesi a Bollate, a Opera, a San Vittore, si lavora professionalmente a dei livelli che noi non siamo nemmeno in grado di quantificare. Noi siamo una piccola squadra di periferia e lì per noi sono il Manchester United. In Emilia Romagna la bicicletta non viene utilizzata per fare la gitarella domenicale, la bicicletta è un mezzo di trasporto. L'Emilia Romagna è una regione che per tanti versi non ha niente a che vedere con il resto dell'Italia, è una regione incredibilmente avanti per tutta una serie di situazioni emotivi, e lì sicuramente un concetto di piede libero potrebbe essere veramente importante, potrebbe essere un brand che attira sia i giovani
per tutta una serie di motivi, perché le biciclette comunque sono colorate, sono urban, e hanno un attire particolare, così come per i professionisti, gente che lavora. Da noi è difficile vedere un avvocato in bicicletta o un direttore di banca in bicicletta. A Rimini, Bologna, Parma, Ferrara ci sono botteghe che riparano esclusivamente biciclette con freni a bacchetta. E comunque il centro di Ferrara è fatto a San Pietrino. Cioè c'è un altro tipo di testa, c'è un altro tipo di mentalità, cosa che noi in Toscana purtroppo, nonostante abbiamo avuto il mondiale di ciclismo nel 2013 e nonostante ogni tanto ci inventiamo una pista ciclabile su un marciapiede, non abbiamo. E con l'estero come avete degli agganci, avete No, possibilità? con l'estero c'è stato un caso allucinante. Mi telefona un tizio di cui non ho capito una parola, gli ho chiesto di scrivermi una mail. Questo era di una multinazionale di produzione di tubi in PVC che si era innamorato, non so per quale motivo, delle biciclette piede libero e ha voluto una bicicletta piede libero su misura con i colori della ditta, con i colori sociali della ditta, per metterla come primo premio alla lotteria dei 25 anni dell'azienda a Bruxelles. Tanto che Interessante. noi abbiamo fatto una bicicletta a piede libero in varie tonalità di verde che abbiamo chiamato Cavoletti, perché poi tutte le nostre Bussetta. biciclette a piede libero hanno dei nomi particolari, c'è cioè l'ambulanza. C'è pompieri, perché magari ha il telaio rosso e le ruote bianche, c'è la bicicletta Forza Napoli, c'è la bicicletta Giamaica, c'è la bicicletta Germany, c'è la bicicletta Casper, che è fatta con un telaio interamente rismaltato di vernice fluorescente. Quindi al buio vedi questa Carina. stria celeste che si muove. Originale. E sono tutte biciclette che sono state vendute, le hanno comprate, incredibile. Quando è successo, per esempio, che un artista internazionale veneziano, che si chiama Maurizio Molin, mi ha contattato e mi ha detto: io mi sono innamorato di voi. Io ho detto: già come cavolo tu abbia fatto ad avere il nostro recapito, non lo so. Fatto sta che lui mi fa: io voglio fare una bicicletta a piede libero. E io ho detto: come la vuoi fare la bicicletta? Io voglio fare una bicicletta tutta fatta di vetri di risulta di Murano. E io dico: tu sei pazzo completamente. Prendo un telaio da Sollicciano, lo faccio lavorare dai detenuti e glielo mando, e lui me lo rispedisce interamente ricoperto di vetri di Murano di risulta. A quel punto c'era un detenuto che mi ricordo che sgranò gli occhi, che adesso è fuori tra l'altro, e abbiamo fatto questa bicicletta a piede libero che puoi trovare noi abbiamo il Facebook, che è l'account Facebook, è Ulisse Firenze. Se tu vai nella gallery c'è un album interamente dedicato a questa bicicletta, e questa bicicletta è esposta a Roma adesso in una galleria. Sì, pura follia, anche perché pesa l'ira di Dio. Immagino. Ok, ti ringrazio molto e buon lavoro con le biciclette, con i detenuti e buona giornata a Con le tutti. istituzioni Con le soprattutto, istituzioni perché soprattutto. con le biciclette e con i detenuti il buon lavoro c'è già, è con Allora, le istituzioni che va in mantenuto. bocca al lupo con i detenuti, con le istituzioni soprattutto. Vai. Buona giornata a tutti. Per gli speciali del Salotto della Civetta, costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda.